Direi di iniziare. Quindi, buongiorno ancora a tutti, anche agli ultimi arrivati. E grazie per la partecipazione a questo primo webinar di Sisme. Adesso faccio partire la presentazione. Qua. Quindi, questo primo webinar è dedicato a Symmetrix e in particolare al processore Radius NX. Intanto mi presento, io sono Simone Santarelli, sono un ingegnere, sono in Sisme da ormai 3 anni e mezzo e mi occupo delle installazioni e del supporto tecnico. Quindi il mio ruolo appunto è principalmente quello di seguire tutto il settore delle installazioni audio, i clienti sistemi integrator, installatori e fornire anche tutta la parte di supporto tecnico necessaria, quindi tutto quello che riguarda la progettazione, i sistemi audio e l'assistenza pre e post vendita. Qui trovate i miei contatti, quindi anche per future informazioni, se volete, mi trovate sia al cellulare sia alla mail simone.santarelli@sisme.com. Iniziamo oggi col presentare Symmetrix, che quindi è un marchio che è nel catalogo Sisme da diversi anni, è un marchio molto importante, sia per la qualità dei prodotti, sia insomma per tutto quello che è il supporto che danno, eccetera. L'azienda Symmetrix ha sede negli Stati Uniti, ha sede principalmente a Seattle. Sono ormai specializzati da diverso tempo nei DSP, quindi processamento dei segnali digitali audio, e da sempre sono noti anche per la loro qualità sonora da studio. Questo perché inizialmente Symmetrix era un'azienda nata nel settore degli outboard da studio. Quindi diciamo che nel tempo hanno poi mantenuto questa prerogativa della qualità sonora a bordo di tutti i loro processori. Oggi sono un'azienda invece specializzata nel DSP, quindi matrici da installazione, principalmente matrici DSP da installazione fissa. Quali sono le caratteristiche esclusive di Symmetrix? Quindi vediamo le caratteristiche principali e di vantaggi che queste comportano. Innanzitutto abbiamo DSP ad architettura aperta e con modelli preconfigurati, quindi due tipologie di processori. E questo comporta che avremo DSP per vari livelli di capacità dell'utente. Quindi i DSP preconfigurati o ad architettura fissa sono quelli più semplici da utilizzare, mentre i DSP ad architettura aperta sono un po' più, diciamo, complessi, ma possono fornire tantissime soluzioni in più. E quindi chiaramente avremo processori dei prodotti su varie fasce anche di prezzo. Chiaramente. Poi un'altra caratteristica fondamentale è la connessione di rete Dante, quindi i processori Symmetrix hanno a bordo, alcuni dei processori Symmetrix hanno a bordo la porta Dante, questo ci permette di agevolare la scalabilità e l'integrazione di dispositivi Dante sul mercato, quindi come mixer, microfoni e varie espansioni anche ingressi e uscite. L'implementazione è importante perché nel software Composer tantissimi algoritmi DSP e anche molto efficienti, quindi questo chiaramente permette a tutti i partner installatori di fare moltissimo e creare le proprie applicazioni personalizzate in maniera molto efficiente. Prezzi competitivi, anche qui. Possiamo dirlo rispetto alla concorrenza, Symmetrix è molto competitivo anche nei prezzi perché ci sono vari livelli di prodotti con differenti caratteristiche che quindi permettono di ottimizzare la scelta del processore più adeguato nelle varie situazioni. E infine l'impegno per fornire supporto ai partner per la loro continua educazione. Symmetrix mette a disposizione tantissimi tutorial e PDF informativi per spiegare il funzionamento dei processori. C'è anche un help molto dettagliato all'interno del software Composer e poi chiaramente in Italia ci sono io insomma che seguo tutta la parte del supporto
E c'è anche poi, a parte di Symmetrics, c'è insomma tutto il supporto tecnico a disposizione. Vediamo adesso invece quali sono le famiglie di DSP Symmetrics, quindi partiamo da Jupyter e Xeon Mix, che sono DSP, l'architettura fissa, richiedono costo e impegno per l'apprendimento basso, ma anche una capacità di fornire soluzioni minore rispetto ad altri. Uno step successivo, quindi più in alto, troviamo il Solus NX, la serie Solus NX di processori invece ad architettura aperta, standalone. Quindi questi sono processori ad architettura aperta, richiedono quindi l'utilizzo del software Composer, non costano molto di più del Jupyter. Però consentono di avere già notevoli soluzioni in più. Sono però standalone, quindi non espandibili. Uno step successivo ancora ci sono invece le tre famiglie che sono Prism, Radius NX ed Edge. Queste invece sono tutte famiglie di processori ad architettura aperta e scalabili con Dante. Oggi quindi ci concentriamo su questi prodotti, in particolare sul Radius NX che è l'ultimo uscito e quindi per questo che lo andrò a presentare. Quindi è l'ultimo prodotto della famiglia Symmetrics che è stato presentato, ormai attualmente sul mercato da diversi mesi. Innanzitutto possiamo dire che rappresenta praticamente la fascia più alta dei processori Symmetrics, quelli con elaborazione audio più avanzata. La serie Radius NX è costituita da due modelli. Abbiamo Radius NX 4x4 e Radius NX 12x8. Entrambi i modelli hanno risorse DSP identiche, quindi significa che il processore è identico in entrambi i modelli. Differiscono solamente per le configurazioni di ingressi e uscite analogici e ingressi e uscite logici, quindi GPIO. Per questo quindi abbiamo Radius NX 4x4 e Radius NX 12x8. Il Radius NX 4x4 quindi chiaramente ha 4 ingressi audio analogici, mic line, 4 uscite audio analogiche, 4 ingressi GPI, ingressi logici, e quattro uscite logiche GPIO. E questa quindi è una macchina, diciamo, chiaramente a un prezzo minore della 12.8, più indicata magari per applicazioni di audio-videoconferenza, ad esempio, avendo meno ingressi e uscite, oppure insomma applicazioni che richiedono pochi ingressi e uscite analogici. Passiamo poi invece al 12.8, quindi Radius NX 12x8, e questo ha a bordo 12 ingressi audio analogici, mic line e 8 uscite audio analogiche. I GPIO invece sono 8 ingressi ed 8 uscite. Quindi questo è esattamente il processore aggiornato rispetto al vecchio Radius 12.8 che penso alcuni di voi conoscano e hanno già utilizzato. Quindi questo è l'esatto aggiornamento di quella macchina, che è andata poi fuori produzione chiaramente. Per quanto riguarda il processore DSP, il Radius NX monta un processore Analog Devices, Griffin, questo è il modello, quindi ADSP SC587, è un processore Shark più Dual Core 500 MHz. E quindi avere un processore Dual Core a bordo ci permette di gestire, ad esempio, matrici di dimensioni molto grandi, andando a farle, diciamo, eseguire soltanto a uno dei due core e riservare l'altro core invece per poi tutta l'altra parte dell'elaborazione. E quindi ci permette anche di avere tantissima potenza di calcolo e progettare sistemi audio anche molto complessi con un unico processore. Vediamo adesso un hardware tour, quindi andiamo avanti con tutte le caratteristiche hardware della macchina. Innanzitutto il pannello frontale. Aspettate un attimo, volevo vedere. Ok, no, non ci sono domande.
pannello frontale del Radius NX, eccolo qui, nelle due versioni chiaramente, 4x4, 12x8, ma sono identiche. Il pannello frontale è costituito semplicemente da un display che mostra quindi una panoramica dei parametri di sistema e dei livelli audio, ingresso e uscita, e poi può mostrare anche informazioni di rete come indirizzo IP, DHCP, stato della comunicazione Ethernet, Dante e dei pannelli ARC. Al fianco dello schermo abbiamo un pulsante di navigazione e questo permette praticamente di visualizzare a rotazione le informazioni visualizzate a schermo. Quindi il pannello frontale è molto semplice, serve soltanto per il monitoraggio delle informazioni principali della macchina. Invece nel pannello posteriore troviamo innanzitutto gli ingressi, chiaramente ingressi MIC line analogici, questi sono ingressi con connettori Euroblock e chiaramente sono 4 nel Radius NX4 e 12 nel Radius NX12x8, sono ingressi bilanciati, MIC line. La novità nel Radius NX è la possibilità via software di gestire i gain a step di 3 dB, quindi questa è una caratteristica che hanno soltanto i Radius NX, e in più abbiamo poi sempre via software, quindi digital trim da più o meno 24 dB, e chiaramente l'attivazione del mute, l'attivazione della phantom in versione di fase, e quindi possiamo dire che il Radius NX ha una regolazione dei gain, quindi molto più accurata rispetto agli altri processori, e i preamplificatori sono assolutamente di elevata qualità, con convertitori a 48 kHz, 24 bit, range dinamico di ingresso maggiore di 115 dB, pesato A, quindi assolutamente di qualità elevata. Quanto riguarda invece le uscite analogiche, anche queste chiaramente sono con connettore Euroblock, uscite di linea bilanciate, anche queste gestibili via software con dei trim fader da più o meno 24 dB. Proseguendo poi nel pannello posteriore troviamo i GPI, quindi gli ingressi logici che sono appunto 4 nel Radius NX 4x4 e 8 nel Radius NX 12x8, che permettono quindi di collegare uno switch analogico oppure un potenziometro per il controllo dei parametri. Se vedete, sono comunque tutti ingressi a tre poli, quindi nel caso dello switch avremo la massa in comune praticamente tra utilizzando due dei tre connettori. Abbiamo poi invece le uscite logiche, anche queste che sono 4 nel Radius NX 4x4 e 8 nel 12x8, e queste possono essere utili quindi per ad esempio accendere un LED, attivare un relè, quindi di conseguenza controllare ad esempio il movimento di uno schermo motorizzato, eccetera. Oppure indicare appunto tramite un LED l'attivazione di un microfono, eccetera. Poi proseguendo troviamo una porta ARC. Questa è la porta dedicata alla connessione dei pannelli di controllo Symmetrix, quindi è una porta che permette una connessione RS485 con questi pannellini di controllo. Il cablaggio quindi è tramite cavo CAT 5 o cavo CAT 6, e questa porta quindi non è una porta di rete, è una porta proprio dedicata alla connessione di questi pannellini, perché fornisce sia quindi, i dati sia l'alimentazione ai vari pannelli. Quindi porta ARC dedicata per la connessione di questi pannellini, che poi comunque vedremo in seguito. Abbiamo poi lo switch Gigabit a quattro porte. Di queste quattro porte ne abbiamo due che vengono utilizzate per
il controllo in rete, quindi sono porte Ethernet di controllo, e due che invece sono le porte Dante, quindi Radius NX, appunto Dante a bordo, con la possibilità di ridondanza della connessione Dante. Quindi abbiamo due modalità operative per queste porte di rete. La modalità switched, nella quale abbiamo quindi due porte di controllo Ethernet indipendenti, quindi quelle avranno un loro indirizzo IP e servono per il controllo del Symmetrics e per la programmazione. E poi abbiamo invece due porte Dante che in modalità switched quindi possono essere utilizzate per il daisy chain, quindi per linkare una seconda macchina Dante e quindi puoi gestire un'altra macchina Dante risparmiando una porta sullo switch principale. In questo caso, quindi, con questa modalità non abbiamo però la ridondanza del Dante. C'è poi una seconda modalità che invece è quella redundant, in cui abbiamo sempre le due porte Ethernet per il controllo, quindi quelle rimangono così. E poi invece le porte Dante diventano quindi una primaria e una secondaria e qui si può attuare la ridondanza del collegamento Dante. Quindi la porta secondaria replicherà la porta primaria e quindi si potrà creare proprio una ridondanza in rete. Questo invece per quanto riguarda la connessione Ethernet è un esempio semplicissimo di collegamento. Qui abbiamo quindi il Radius NX connesso a uno switch e un PC host sul quale viene eseguito il software Composer, quindi è il PC che ci permette il controllo e la programmazione del Radius. E chiaramente poi tutto può essere interfacciato con un router che ha accesso a internet ed è anche possibile quindi andando a sbloccare delle porte del router tramite poi una configurazione che se vi interessa magari vi spiegherò, comunque è possibile diciamo controllare la macchina anche da remoto, quindi c'è possibilità attraverso la rete di controllarla anche ad esempio dall'ufficio per monitorare lo stato insomma della macchina prima magari di andare a fare un intervento direttamente dal cliente. Proseguendo poi nel pannello posteriore abbiamo la porta USB host. In realtà questa porta non è ancora implementata, quindi sarà abilitata con futuri aggiornamenti firmware. Un futuro aggiornamento, ve lo anticipo, dovrebbe insomma uscire ad aprile perché è stato presentato all'ISE di Amsterdam. Comunque questa porta sarà utilizzata per collegare un dispositivo USB esterno, quindi per fare poi registrazioni audio, salvare quindi le registrazioni su USB oppure eseguire brani da un supporto USB. Però, come dicevo, ancora non è abilitata. Invece è abilitata la porta USB audio, questa porta che vedete qui evidenziata, quindi è una USB 2.0 con connettore Type B. Ed è una porta quindi che permette l'interfaccia audio in ingresso e uscita da e verso un PC. Questa porta ha quattro modalità operative, significa che via software, tramite il Composer, posso andare a configurarla in una di quattro modalità scelta. Quindi abbiamo una modalità speakerphone, un ingresso e un'uscita senza computer IC, quindi significa che abilitando questa modalità automaticamente viene disabilitato l'IC del computer, che può essere ad esempio l'IC attivato da Skype. Poi abbiamo la modalità speakerphone con computer IC, quindi invece abbiamo una modalità con un ingresso e un'uscita audio su PC, che però vado ad utilizzare l'algoritmo di cancellazione ed eco del computer, ad esempio quindi di Skype per dire. Poi abbiamo la modalità invece line 2x2, quindi due ingressi e due uscite, ed infine line 8x8,
Quindi è possibile configurare il radius NX per ricevere 8 canali da USB e inviare 8 canali verso il computer. Tutte le modalità operative non hanno bisogno di driver, tranne la modalità 8x8, che ha un driver che viene installato al momento della prima connessione al PC. Quindi diciamo che questa USB audio permette la compatibilità con i soft codec come Skype, Zoom, eccetera, ma anche permette in modalità 8x8 di effettuare registrazioni multitraccia su un PC. Proseguendo, quindi poi abbiamo l'RS232, il Radius NX è l'unica macchina rimasta di Symmetrix che ha a bordo la porta RS232, sia in trasmissione sia in ricezione, chiaramente. Quindi possiamo sia inviare comandi seriali sia riceverli attraverso questa porta. Poi abbiamo le card di espansione, quindi il Radius ha a bordo uno slot sul quale possiamo andare ad inserire delle card opzionali, acquistabili separatamente, e queste ci servono quindi per espandere il sistema o aggiungere delle possibilità come ad esempio la linea telefonica. Queste sono le varie tipologie di card che abbiamo al momento a catalogo. Quindi quattro ingressi analogici, quattro uscite analogiche, quattro ingressi digitali ASEBU, quattro uscite digitali ASEBU, quattro ingressi analogici con cancellatore di eco AEC. Quindi su questa card c'è proprio un processore dedicato per la cancellazione di eco su quattro canali. Poi abbiamo la card ATI, quindi Analog Telephone Interface, con due linee telefoniche analogiche. La card VoIP, anche questa con due linee invece VoIP. E infine abbiamo anche l'interfaccia USB audio, che è equivalente a quella che ho già presentato prima. Quindi questo significa che il Radius NX permette addirittura di avere due porte USB audio a bordo, e quindi di interfacciare due PC differenti. Quindi potremo anche gestire differenti audioconferenze o videoconferenze nello stesso momento con un unico processore. Infine, per completare il pannello posteriore, dove troviamo il pulsante di reset. Questo serve per il ripristino della macchina allo stato di fabbrica. E ovviamente l'alimentazione, quindi la porta d'alimentazione, l'alimentazione, l'alimentatore è interno, l'alimentatore switching. Facciamo un piccolo riepilogo quindi delle specifiche. Come vi ho detto, abbiamo ingressi e uscite analogici in due versioni, quindi abbiamo il Radius NX 4x4 e il Radius NX 12x8. Su entrambi i modelli troviamo ovviamente il Dante, 64 ingressi e 64 uscite Dante, con la Brooklyn Card a bordo. Slot per la card di espansione, poi abbiamo ingressi GPI che sono 4-8 a seconda del Radius NX4 o Radius NX12-8, GPIO, RS232. USB audio, quindi porta USB audio per interfacciamento a PC, sia in ingresso sia in uscita. USB host invece per la connessione che avete USB o hard disk esterni, è una porta che però ancora non è implementata, servirà per la registrazione e per il player audio. Poi abbiamo uno switch gigabit a quattro porte configurabile, porta ARC, che serve per i pannellini di controllo remoto, alimentatore switching interno e display frontale LCD con pulsante. Adesso invece parleremo, vediamo un attimo se c'è qualche domanda. Allora, la card ATI ha il processore AEC? No, la card ATI non ha il processore AEC, ha il
La card ATI serve soltanto per interfacciarsi con un telefono analogico. Poi il processore EC, come vi mostrerò adesso, è a parte, diciamo. Quindi riprendiamo appunto proprio dal discorso della EC, che è chiaramente una caratteristica molto interessante e che è possibile avere su Radius NX. Quindi acquistabile separatamente, c'è la possibilità di avere questo coprocessore dedicato per la cancellazione d'eco. Quindi è possibile sia acquistare la macchina Radius con già a bordo il processore, oppure acquistare la macchina senza processore e poi in un secondo momento aggiungere questa card che implementa l'algoritmo EC. Grazie a questo coprocessore avremo quindi, riusciamo ad ottenere i massimi livelli possibili di chiarezza e intelligibilità nelle applicazioni di conferenza audio-video e di apprendimento a distanza. Chiaramente quindi è un processore sul quale andremo a definire il numero di canali e il numero sui quali vogliamo applicare la cancellazione d'eco e il numero di riferimenti anche per effettuare la cancellazione d'eco. Quindi questo ci permette in sostanza di avere un'ottimizzazione delle risorse del processore. Ci sono due versioni di questo coprocessore, quindi abbiamo la versione single core e la versione dual core. Ogni core corrisponde ad un singolo modulo EC in Composer. Quindi, ad esempio, con la versione single core possiamo avere un modulo cancellatore d'eco per arrivare a cancellare cancellare l'eco su 8 canali. Mentre invece nella versione dual core possiamo avere una cancellazione d'eco fino a 16 canali. Quindi troverete a catalogo SISME o anche sul sito le varie versioni del processore con e senza EC. E nelle versioni EC troverete la differenziazione tra il modello EC1, che quindi è single core, e il modello EC2, che invece è dual core. Dunque, per chi diciamo, non conosce come viene effettuata la cancellazione d'eco, ho fatto diciamo, questo piccolo esempio, quindi ci troviamo in una situazione, ad esempio, di audio-videoconferenza, in cui andiamo a definire un utente, quindi near-end, o locale, quindi che potrei essere io in questo momento, che sto appunto parlando con voi in remoto, e poi c'è un utente o più persone in far-end, che sono quindi le persone connesse in remoto. E tra queste due persone che chiaramente si deve effettuare una comunicazione, quindi ci sarà il far-end che inizia a parlare, l'audio viene trasmesso, quindi arriva al near-end, chiaramente esce dagli altoparlanti, dall'impianto del near-end. Però accade anche che quello stesso segnale può rientrare sul microfono del near-end, e quindi quello appunto è il cosiddetto eco. Il near-end a sua volta parla e quindi ci troveremo ad avere che al far-end arrivano sia il segnale del near-end ma anche l'eco stesso del far-end. Quindi la persona che si trova in far-end potrebbe riascoltare la sua voce con una certa latenza. Penso che insomma, quindi è una cosa che avete provato tutti, accade molto spesso. Ed è dovuta proprio appunto alla latenza del collegamento e al rientro del segnale locale, quindi in near-end. E quindi ecco che abbiamo quindi il far-end che ascolta l'eco. Quello che accade con il cancellatore d'eco è che viene inserito quindi un processore Symmetrix dalla parte del near-end. In questo modo praticamente il cancellatore d'eco, l'algoritmo analizza il segnale in ingresso, che quindi sarà il segnale microfonico del near-end, e allo stesso tempo preleva il segnale di riferimento, che è il segnale proveniente dal far-end,
Vedete, e poi restituisce quindi in uscita un segnale ripulito dall'eco. Ecco qua quindi che abbiamo il linear end senza più l'eco perché appunto è stato cancellato. All'interno del software Composer troviamo appunto questo modulo di cancellatore d'eco che, come dicevo, sarà utilizzabile ed eseguibile soltanto se abbiamo il coprocessore AEC montato a bordo del Radius. Una cosa molto interessante è la facilità d'utilizzo di questo modulo AEC. Ci sono competitor o lo stesso Symantec in precedenza. Aveva questo algoritmo di cancellazione d'eco, ma era un po' più complesso da implementare, mentre adesso è semplicissimo. Abbiamo quindi gli ingressi sui quali vogliamo cancellare l'eco e poi i riferimenti. Possiamo anche andare a decidere quanti riferimenti vogliamo, per un massimo di 4 per ciascun modulo. Quindi questo significa che in un singolo cancellatore d'eco possiamo avere ad esempio, 4 ingressi e 4 riferimenti differenti, e quindi la possibilità di gestire, ad esempio, 4 conferenze contemporanee, 4 audioconferenze o videoconferenze contemporanee separatamente con un'unica macchina, con un unico cancellatore d'eco. Vediamo se. Ok, non ci sono altre domande, quindi proseguo. Andando avanti con le specifiche software, Radius NX ha anche diagnostica ai livelli audio visibili via web browser, quindi posso entrare puntando l'indirizzo IP del processore e accedo a una schermata web browser in cui trovo informazioni di diagnostica e livelli audio, in ingresso e in uscita e Dante. Poi abbiamo 4 istanze ARC Web, che poi vi spiegherò cosa sono, comunque sono interfacce di controllo da web browser. Un'istanza ARC Web Dialer, se installata la carta telefonica, quindi posso avere anche il controllo dell'interfaccia telefonica sempre da web browser. In più abbiamo chiaramente il Toolkit Composer che prevede tutta una serie di strumenti, equalizzatori, compressori, controlli logici, eccetera, eccetera, che poi magari vedremo un attimo. 1000 preset disponibili, quindi questo processore può salvare fino a 1000 scenari differenti. Event Scheduler, ossia la possibilità tramite un calendario di attivare dei preset in determinati orari del giorno e poi la Super Matrix. Quindi la Super Matrix appunto è una matrice 128 ingressi, 128 uscite che può essere utilizzata soltanto su Radius NX perché va ad occupare le risorse di uno dei due core del processore. Quindi come avviene la programmazione del Radius NX? La programmazione avviene tramite il software Composer che è giunto adesso alla versione 7.2.5, quindi quella che trovate in download gratuito sul sito della Symantec è la versione 7.2.5. Questo software, quindi chiaramente basilare saperlo utilizzare per andare a programmare processore. Io mi occupo personalmente appunto di fare i corsi riguardanti questo software. Ne avevamo messo adesso uno al mese da organizzare in SISME, però chiaramente poi con questa questione del virus adesso vedremo come andare avanti, però il prossimo dovrebbe essere il 21 aprile, quindi per chi è interessato potete iscrivervi sul sito e partecipare al corso che terrò io in azienda. Eventualmente poi io sono anche sempre a disposizione per fornire informazioni riguardanti la progettazione e la programmazione delle macchine. Questo è un software quindi ad architettura aperta, significa che posso andare ad inserire
a mia scelta e tutti i moduli di processamento che voglio tramite drag and drop all'interno del software. Posso andare a configurare anche tutta la rete Dante, i vari collegamenti Dante dei dispositivi, degli apparati che ho in rete. Posso andare a fare tutta la programmazione IC, chiaramente, quindi, e configurare anche l'algoritmo IC. Programmazione quindi anche dei dispositivi di controllo esterni, questo perché posso tramite il composer inserire anche un processamento che riguarda il controllo logico e quindi anche la gestione delle stringhe che posso inviare in rete per il controllo, ad esempio, di un videoproiettore, di un monitor, eccetera. Sempre tramite il Composer faccio anche tutta la programmazione di controllo del Symmetrix, quindi l'interfaccia ARC Web, i pannellini ARC, le interfacce grafiche SimView, e posso seguire anche tutta la diagnostica, quindi lo stato della macchina in tempo reale, temperatura del processore, indirizzo IP, connessione alla rete. Questo è, ecco, un esempio di una schermata del Composer in cui appunto io vado ad inserire tramite drag and drop i vari moduli di processamento e li collego a mio piacimento. Poi, una volta fatto questo, posso andare ad individuare l'hardware in rete, quindi diciamo fare un match, collegare fisicamente l'hardware con invece l'applicazione software, e dopodiché passo alla compilazione e quindi programmo la macchina in tempo reale. A quel punto, una volta effettuata la compilazione del mio progetto, lo carico a bordo della macchina e la macchina sarà attiva per fare quello che ho scelto di debba fare. Allo stesso tempo, chiaramente, posso poi recuperare dalla rete, dalla macchina, posso recuperare il mio progetto in qualsiasi momento se ho deciso di archiviarlo all'interno della macchina. Posso inserire password per proteggere il progetto, eccetera. Quindi comunque questi sono tutti temi che affrontiamo durante il corso relativo al Composer. Chiaramente sì, possiamo fare anche la programmazione di controllo esterno, quindi tutta la parte di programmazione di GPIO, pannellini ARC. Possiamo inserire moduli custom, quindi matrici. Siamo noi a scegliere il numero di ingressi e uscite delle matrici, ad esempio. E poi, come vi dicevo, la diagnostica, quindi tutta la parte di controllo, di monitoraggio del processore. C'è poi anche una parte relativa al protocollo di controllo ASCII da terze parti, e questa quindi ci permette di inviare stringhe di controllo al Symmetrix tramite, ad esempio, un Crestron oppure un processore MX. Ed infine, come vi dicevo, la Super Matrix, questa invece è una matrice che è eseguibile soltanto sul Radius MX e ci permette di gestire addirittura fino a 128 ingressi e 128 uscite, con un'interfaccia di controllo anche semplice e intuitiva. Questo 128x128 deriva dal fatto che in generale il Radius NX può arrivare a gestire 108 ingressi perché abbiamo 12 ingressi analogici fino a 16 IC con segnale diretto, poi abbiamo 8 ingressi da USB, altri 8 ingressi se vogliamo aggiungere una seconda USB card e poi 64 ingressi Dante, quindi 108 canali d'ingresso. Le uscite ne abbiamo 104, quindi 128 per 128 perché poi posso avere chiaramente dei segnali che vado a duplicare l'ingresso alla matrice e quindi arriviamo a un totale di 128 per 128. Vediamo ora rapidamente invece come avviene il controllo del Radius NX. Ci sono tantissimi strumenti a disposizione per il controllo. Innanzitutto i pannelli a parete, di cui avevo già un po' accennato, quindi pannelli a parete ARC. Poi abbiamo l'ARC Web,
touchscreen, un nuovo touchscreen T5. Abbiamo anche un nuovo PD1 dialer telefonico. Poi SimView, che sono le interfacce di controllo grafiche, il control server e il controllo poi da dispositivi di terze parti come Crestron MX. Quindi i pannelli ARC li trovate a catalogo, ce ne sono vari modelli. Come vi dicevo, serve il collegamento è diretto sulla porta ARC del processore, perché questa porta ci fornisce sia l'alimentazione sia il controllo degli apparati. E ne abbiamo varie tipologie, quindi abbiamo l'encoder rotativo. Abbiamo un pannellino con quattro pulsanti, abbiamo il pannellino ARC2 che invece ha un piccolo schermo OLED con la possibilità di aggiungere 32 menu, scorrerli e modificarli. Poi abbiamo un pannellino più evoluto che è l'ARC3. Questi pannellini possono essere connessi in cascata tra loro oppure possono essere collegati utilizzando l'ARC PSE che è accessorio opzionale che permette quindi di aumentare il numero di porte ARC a disposizione, quindi fare anche collegamenti a stella. Per quanto riguarda invece l'ARC Web, questa è un'applicazione ad accesso via web browser personalizzabile che permette il controllo dei processori Symmetrix, quindi anche del Radius, tramite un web browser. Quindi, ad esempio, il nostro cliente potrà avere questa interfaccia di controllo che andiamo noi a personalizzare e andiamo noi a scegliere quali parametri inserire per il controllo e potremo quindi poi visualizzare la schermata di controllo da web browser, smartphone, tablet. E possiamo aggiungere una password, chiaramente, per l'accesso a questa schermata. Possiamo inserire fino a 96 controlli per sistema, perché abbiamo quattro differenti ARC web da poter creare. E la cosa più importante è che questa quindi è gratuita, quindi è una possibilità che abbiamo già a bordo della macchina nel momento in cui la andiamo ad acquistare. Il control server invece è un'altra possibilità più evoluta. È un server con access point wireless integrato, sul quale è possibile andare a caricare delle interfacce grafiche personalizzate, dopodiché, gli utenti si collegheranno, all'indirizzo IP del server ed entrando potranno avere, un accesso personalizzato ai controlli del sistema tramite username e password. Quindi questo è un ulteriore, diciamo, upgrade della gestione tramite dispositivi mobili, come smartphone, tablet, PC. SimView invece è un'applicazione software, questa è gratuita, e permette quindi di creare interfacce di controllo grafiche. Queste interfacce poi sono completamente personalizzabili. Vengono programmate e create all'interno del software composer. Quindi questo è un altro argomento che affronto e spiego durante i corsi. Dopodiché, una volta create le interfacce, è possibile esportarle ed eseguirle su dispositivi Windows. Quindi verrà creato un eseguibile Windows, tutto questo in forma gratuita, chiaramente. Con questo eseguibile Windows è possibile, quindi poi gestire il sistema tramite una grafica personalizzata. Ed è possibile avere fino a 8 interfacce differenti che controllano contemporaneamente il sistema. Chiaramente saranno tutte, diciamo, interconnesse e sincronizzate se ci sono dei parametri, in comune. Un'altra novità è il touchscreen, quindi Symmetrix ha introdotto a catalogo questo touchscreen da 5 pollici. Il supporto che vedete da tavolo è opzionale, può essere anche quindi installato a parete, il touchscreen. Quindi con questo touchscreen possiamo creare
interfacce grafiche personalizzate e andarle a caricare direttamente sul pannellino touch. È un prodotto che ha un'unica porta di rete e quindi è alimentato PoE e va in rete, quindi significa che il controllo avviene in rete. Poi abbiamo il dialer telefonico, questa invece è un'interfaccia utilizzabile soltanto se si ha installata sul Radius la card VoIP o la card ATI, interfaccia telefonica analogica. Anche questo quindi è un dispositivo che va in rete, alimentato PoE, programmabile anche questo tramite Composer per gestire telefonate, una rubrica, eccetera. Vediamo intanto se c'è qualche altra domanda. Sì. Anche Control 4, vabbè, allora rispondo alla fine, visto che vedo che ci sono diverse domande. Finisco un attimo la presentazione e poi rispondo a tutte le domande. Vediamo un attimo la parte dedicata al Dante, quindi relativa al Radius NX, parliamo sempre quindi di questo processore. La parte relativa alla connessione Dante. Come vi avevo già detto, ci sono due porte Dante configurabili in modalità switched o redundant e a bordo del Radius c'è la Brooklyn Card di Audinate. Quindi abbiamo 64 ingressi e 64 uscite con possibilità di ridondanza. A cosa può servire? Quindi chiaramente la porta Dante serve per interfacciarci con il mondo degli apparati Dante in rete, inviando segnali audio over IP, ma non solo, serve anche per espandere il radius, quindi espandere in termini di ingressi e inoltre, chiaramente è supportato il Dante Domain Manager, che è un software di Audinate che permette, diciamo, un controllo di reti Dante complesse. Poi abbiamo anche la possibilità di configurare la rete Dante direttamente all'interno di Composer, quindi tramite essenzialmente il software Composer io posso programmare e fare i link Dante sia del Symmetrix ma anche di dispositivi di terze parti, perché ho la possibilità di inserire le librerie anche di dispositivi di terze parti come, non so, Mixer Yamaha, Mixer Digico. Oppure ecco, apparati di qualsiasi tipo, amplificatori Stewart Audio, microfono Audio-Technica Dante, eccetera. Quindi non ho la necessità di andare ad utilizzare il Dante Controller per fare i collegamenti nella matrice Dante. E infine abbiamo anche il supporto della S67, quindi è possibile configurare anche segnali in S67 in ingresso e in uscita. I dispositivi di espansione Dante a catalogo e quindi compatibili con qualsiasi apparato Dante sono questi. Quindi abbiamo Xin 12, 12 ingressi analogici su Dante, Xout 12, 12 uscite analogiche su Dante. Poi abbiamo i dispositivi da mezza unità REC, che sono Xin 4, Xout 4 e XIO 4x4. Sempre quindi con connessioni audio analogiche su Dante. Ed infine un nuovo prodotto che si chiama XIO Stage 4x4, che è invece un'interfaccia Dante con quattro ingressi e quattro uscite analogiche, ma con connettori XLR Neutrik. Quindi diciamo che questi apparati possono essere utilizzati per espandere il sistema. Quindi se ad esempio ho bisogno di un sistema con 64 ingressi analogici e 20 uscite analogiche, posso acquistare un Radius che ha 12 in e 8 out e poi andare ad aggiungere questi apparati anche collegandoli in cascata tra loro, avendo poi chiaramente la porta del Radius configurata in modalità switched. Quindi posso collegare in cascata per un massimo di 10 tra loro, tra l'altro. E quindi ad avere un grande sistema con tantissimi canali.
sfruttando le espansioni Dante. Quindi passiamo adesso alle domande. Allora, la card dati ha il processore EC, sì, avevo già risposto prima, quindi no, non ha il processore EC a bordo, la card ATI, ma è necessario utilizzare il processore IC separatamente dedicato. La card ATI invece ha soltanto ingressi e uscite verso la rete telefonica. Poi, la macchina quanti canali DSP ha disponibili? Vabbè, questo l'ho già detto, ci sono due versioni, quindi 4 in, 4 out, 12 in, 8 out, più eventuali espansioni in Dante, 64 in, 64 out. Poi mi chiedono anche control for, quindi penso sia per quanto riguarda il controllo, sì, cioè diciamo se un apparato control for può inviare comandi in UDP o TCP. In rete verso Symmetrics, a quel punto sia possibile controllare il Symmetrics Radius. Si può avere un segnale tally di ritorno dall'hardware da visualizzare su ArcWeb? No, su ArcWeb non è possibile visualizzare segnali di ritorno. È necessario avere un'interfaccia SimView, quindi creare un'interfaccia SimView, a quel punto si possono quindi inserire dei LED, ad esempio, indicazioni per indicare uno stato. Poi, il pannello T5 è compatibile anche con la serie Jupiter? No, il pannello T5 è compatibile soltanto con le serie ad architettura aperta, quindi Solus, NX, Prism, Radius e Edge. Perché è un pannello che viene appunto programmato utilizzando il Composer, quindi fa parte di tutta l'architettura di Composer, diciamo. Poi mi chiedono, la scheda a bordo è Brooklyn 1 o 2? È una Brooklyn Card 2. Sì, scusate, infatti non l'ho detto. È una Brooklyn Card 2. Si possono collegare due radius in espansione mediante la porta Dante? Sì, come ho detto, in modalità switched, quindi avremo una porta Dante magari che va in rete, la seconda porta che invece è linkata a un altro radius. Quindi posso anche effettuare un collegamento punto punto, senza passare per uno switch. Ok. Allora, abbiamo rimasti circa 5 minuti, quindi non so se. Allora, un'altra domanda. C4 in utilizzo normale consente di creare driver RS232 OER, altrimenti per controllo DP bisogna creare un driver. Allora, non so bene cosa intendi, comunque. Sia per quanto riguarda l'RS232, sia quanto per quanto riguarda l'UDP, in control for. Ah, ok. Allora, se control for quindi consente di creare driver RS232 o IR, oppure altrimenti per controllo UDP bisogna creare un driver in Lua, questo significa, allora sì, praticamente sì, tramite control for è possibile quindi controllare un Symmetrics. Chiaramente c'è tutto un manuale di controllo, sia per quanto riguarda l'RS232, sia per quanto riguarda l'UDP. Quindi bisogna andare insomma un po' a studiarsi quel protocollo, però ecco, è sempre una tematica, come vi dicevo, che affrontiamo durante i corsi. Quindi oppure chiaramente potete anche inviarmi una mail o sentirci per se avete bisogno di una mano, ecco, in questo senso. Mi chiedono poi anche se è possibile fare il corso in webinar. Sì, adesso ancora non ci siamo attrezzati perché chiaramente è una cosa un po' nuova, un po' per tutti, no? Chiaramente, questa situazione.
però sì, penso sarà possibile, oppure magari farò dei webinar incentrati sul composer e su particolari tematiche, magari faremo dei webinar a puntate, anche perché altrimenti ecco, fare un webinar di una giornata intera è anche stancante, diciamo. Comunque, in generale, io posso, sono anche disponibile a collegarmi con TeamViewer, quindi anche fare corsi, insomma, specifici singolarmente. Molto spesso l'ho fatto, quindi non ho problemi. Altra domanda, la grafica del touch è programmata tramite SceneView? Sì, praticamente tramite il SceneView. Tramite anzi il Composer, io creo queste interfacce grafiche e poi mi collego al pannello Touch e scarico dentro l'interfaccia grafica. Ok. Non vi ho fatto vedere per niente il software. Altra domanda, scusate. Sarà possibile scaricare la registrazione? Sì, perché sto registrando tutto. Quindi vi invieremo, penso, la registrazione. Altra domanda, VX Wall Controller. Allora, sì, i VX Wall Controller sono una novità che è uscita a Lise, quindi sono dei pannellini di controllo remoto che non vi ho presentato. Questi nuovi pannelli ancora non sono disponibili. Dovrebbero arrivare a noi a magazzino fine aprile, non abbiamo neanche ancora i prezzi, quindi diciamo che è una novità e saranno disponibili a fine aprile, però saranno chiaramente compatibili con tutti gli DSP architettura aperta. E permetteranno però, a differenza dei pannelli ARC, di controllare i parametri in rete, quindi questa è un po' la novità, mentre con i pannelli ARC dobbiamo collegarci fisicamente e direttamente al processore. Con i VX Wall Controller invece andremo collegati in rete. Il prezzo indicativamente, allora non ce l'ho ancora. Secondo me potete basarvi sul prezzo dell'ARC 3 all'incirca. Quindi il prezzo di listino sarà circa quello dell'ARC 3, che è il pannellino più evoluto. Con il T5 si può avere VMeter? Sì, si possono inserire anche i VMeter nel T5, quindi sì. In qualsiasi controllo grafico si può andare ad inserire nel pannellino Touch. Allora, abbiamo quindi rimasto pochissimi minuti perché alle 16:30 volevo terminare. Riprendo un attimo la presentazione. Vi ricordo quindi i prossimi webinar. Il primo sarà mercoledì 1 aprile alle 15:30 con l'ingegnere Guerranti che parlerà della microfono audiotecnica. Poi terrò un altro webinar io l'8 aprile che invece riguarda i sistemi di collaborazione Williams AV. Quindi tanto vi ricordo questo e ringrazio tutti per l'attenzione. Non so se avete ancora qualche domanda per questi ultimi 5 minuti, se volete. Comunque qui trovate, come vi dicevo, i miei contatti, sia cellulare sia mail. Quindi grazie ancora a tutti per la partecipazione numerosa. Ah, abbiamo altre domande? No, questo abbiamo risposto. Perfetto, grazie a tutti e buona giornata e Grazie a presto. altrettanto.
Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Daniele, Simone, buon proseguimento. Buon Grazie. proseguimento.